Buonasera a tutti, siamo nel pre-match della sfida tra BPM e Fastweb. Per BPM è rappresentata da Cavalleretti, Piccarelli invece per Fastweb. Partiamo dal giocatore, visto l'evidente divisa. Volevo chiederti le impressioni prima di questo esordio in Milano Solidale, il torneo chiaramente dove si sposano due aspetti, lo sport e la beneficenza. Carichi, anche se è la prima volta che giochiamo insieme, quindi siamo qui per trovarci e soprattutto passare una bella serata di sport. Ok, che è una parola anche ovviamente all'avversario dirigente, però quindi magari un punto di vista diverso sulla partita? Sì, beh, secondo anno che partecipiamo siamo contenti perché è sempre un'ottima iniziativa di beneficenza dove Banca Popolare di Milano è sempre molto attenta a queste cose. Grazie. Sul risultato sportivo vi volete sbilanciare? Vincono loro facile. No, vinca il migliore, tranquillo. Ok, più per play vi chiediamo anche una stretta di mano all'insegna proprio del fair play tra i due e in bocca al lupo entrambi. Grazie. Il calcio di rigore che potrebbe portare in vantaggio la formazione, il destro e la parata qui dell'estremo difensore di Fastwebnet sul tiro dal dischetto del numero 14 Miranda.
Attenzione dopo un calvario incredibile. Ah, è deciso proprio di stare. Un deciso minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0, ma si propone davanti la formazione di Fastweb con questo destro, respinto prontamente però dall'estremo difensore di DPM Albertini. Ricordiamo proprio in apertura l'occasionissima capitata sui piedi di Miranda, che però si è fatto ipnotizzare da Piccarelli, il portiere capitano di Fastweb. Battuto la rimessa laterale in attacco, ma riceve una carica fallosa il giocatore di BPM, quindi l'arbitro assegna un calcio di punizione da posizione defilata, è praticamente un calcio d'angolo. Chiamano i movimenti, affollata l'area di rigore, batte basso però al limite dell'area, all'indirizzo di un solissimo Esposti, che non sbaglia completamente però l'impatto con la sfera, da buona posizione, calcio a lato. La pressione alta in questo caso da parte di BPM e Fastweb, che esce palla al piede dalla propria linea difensiva. Ora l'apertura sulla destra, palla in profondità, chiusa però molto bene in questo caso da Mazzetti. Ora servita a centro area per la deviazione volante, lo stesso Mazzetti recupera poi palla in uscita e poi ripartire la formazione di BPM sulla corsia di destra. Palla in profondità, dentro per il taglio sul primo palo, ma è ottimo in uscita Piccarelli, che blocca a terra la sfera. Si disimpegna abbastanza bene il giocatore di Fastweb nello stretto, una serie di dribbling, prova la conclusione dalla distanza, vola alta sulla traversa, la sua conclusione, si trattava del numero 11 De Feudis. Ok, scusa. Il lancio lungo dalle retrovie, viene steso il giocatore di Fasso e l'arbitro assegna un calcio di punizione. Dalla testa dei tre quarti parte il destro, violento ma impreciso.
uscita sotto la battuta, la rimessa dal fondo dalla formazione di di BPM per vie centrali. Ora l'apertura sulla sinistra per Borella, il cross sul secondo palo impreciso, però il lancio in profondità per il compagno, spalle alla porta, difende palla, si destreggia abbastanza bene Ranucci, il retropassaggio per il compagno, il disimpegno sull'audi sinistra, non è perfetto il controllo ma mantiene il possesso della sfera, prova il doppio dribbling, la palla esce in rimessa laterale che l'arbitro assegna alla formazione di BPM. La battuta di Mazzetti all'indirizzo di Borella, il giro palla difensivo da parte di BPM, 0-0 intanto, e siamo giunti già al 16° minuto di questo primo tempo. Il lancio in profondità nella zona di nessuno, però blocca agevolmente Albertini e può ripartire la formazione di BPM. Ora esposti, il passaggio ora in verticale, il colpo bello di tacco di Grimaldi per innescare il compagno che viene contrastato in modo regolare dall'avversario, si tratta proprio del numero 14 Miranda che trova così il calcio d'angolo. Il cross è deviato, poi il destro, grandissima esecuzione al volo da parte di Mazzetti, trova un gran gol, la rete dell'1-0 che arriva al 17° minuto del primo tempo, davvero perfetta, impeccabile l'esecuzione di Mazzetti, 1-0 BPM. Parte la manovra di FastWebNet, vediamo di FastWebNet. Ora Borella temporeggia sulla pressione dell'avversario, il retropassaggio per Albertini. Ora si gira bene Grimaldi ma perde il possesso della sfera, vediamo se riesce a ripartire BPM, no, perché Mazzetti recupera bene la sfera e poi in profondità per Miranda che si allunga troppo la palla e la perde. Grande qua l'anticipo di Borella, la rimessa laterale battuta lunga da parte di FastWebNet che se ne va. Fallo fischiato in attacco di Ranucci. La battuta a Borella, il lancio lungo a cercare il numero 9 Grimaldi in attacco. La rimessa laterale per BPM, battuta da Mazzetti, viene a prenderla proprio il numero 9 Grimaldi, il cambio campo per l'inserimento di Mazzocchi che non aggancia però la sfera. Il possesso palla gestito da BPM che però piano piano guadagna metro dopo metro, sembra stare un po' meglio in campo in questa fase della partita rispetto agli avversari. Prolunga di testa Mazzetti e poi anticipato però esposti, vediamo se riesce a ripartire la formazione di Fasso, ce la fa e subisce anche
il fallo. Poi la palla dentro, poi Ranucci arriva in anticipo e poi il passaggio in profondità troppo però su Albertini, che blocca senza problemi la sfera, gioca nello stretto su Borella che non riceve il pressing avversario. È sempre abbastanza facile, agevole la prima giocata da parte di BPM, che non riceve proprio il pressing alto da parte di Fastweb. Ora il giro palla qui, pasticcia un po' esposti, ma ricomincia da Albertini. Ancora Borella sulla sinistra per Mazzetti, rientra il numero 7 di BPM, bello il movimento incontro per Mazzocchi, però al destro della distanza, alto sulla traversa. Ancora il lancio lungo per Ranucci, c'è la deviazione di testa da parte di Borella, sarà rimessa laterale in attacco per Fastweb, che deve ancora recuperare il gol di vantaggio realizzato dalla bellissima esecuzione di Mazzetti. Ora Ranucci, lato corto dell'area, deve indietreggiare ma perde palla. Attenzione che riparte la formazione di BPM con esposte, larga sulla sinistra per Grimaldi, il destro di Grimaldi che prende solamente però l'esterno della rete. Puoi vedere se cambia qualcosa. Ma puoi alzarlo e può essere anche più potente. Attenzione, qua il numero 11 Sabbioni, ancora per il portatore di palla di BPM, in profondità per Grimaldi che si gira bene, la palla esterna, la rasoiata questa volta mira al secondo palo ma non inquadra comunque lo specchio della porta, palla sul fondo. Ora sul lato di sinistra numero di Sabbioni, rientra, pesca al limite dell'area il compagno che però non aggancia nel migliore dei modi, Macchi. Ancora Sabbioni, ora porta palla proprio Macchi, il numero 4 centralmente per Esposti che triangola con numero 4, Macchi l'appoggia sulla sinistra. Ma arriva il fischio finale dell'arbitro dopo i primi 25 minuti di gioco. Il risultato del campo dice BPM 1, Fastweb 0. Parte la seconda frazione di gioco della sfida tra BPM e Fastweb Net. Ricordiamo il risultato parziale maturato nella prima frazione di gioco vede la formazione di BPM in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Mazzetti. Ora Fastweb con il rinvio lungo di Piccarelli che però non incontra compagni liberi. Ora Macchi, l'appoggio per Borella, lo stop a seguire del numero 8. Ora Macchi, l'apertura sull'audi sinistra, l'appoggio ancora per il numero 4 di BPM, ora Borella. Aspetta il movimento dei compagni, ora il cross allontanato di testa, però sbucciato. Trova anche un po' involontariamente il calcio d'angolo, la formazione di BPM. Battuto basso dalla bandierina al destro, di prima intenzione, bella lì. La conclusione, ottimo il tempo di inserimento scelto da Sabbioni.
ovviamente calcio d'angolo per BPM dalla bandierina, il numero battuto basso sul primo palo, il taglio e il gol del raddoppio firmato dai ragazzi di BPM sugli, dal numero 10 Mazzocchi sul calcio d'angolo battuto perfettamente da Cavarretta al capitano di BPM. 2-0. Ho tutto come prima, equilibratissima la partita, va sul doppio vantaggio, ora probabilmente troverà il gol del 2-1. Riparte Mazzocchi sulla di destra, si ferma al numero 10 di BPM, ricomincia con un giro palla difensivo, la formazione bianco-verde, Borella in verticale per Esposti che perde il contrasto. Blocca qui Albertini e Macchi ancora per Albertini, ora per Borella, si intendono davvero bene i due difensori di BPM, Borella e Macchi, che in questo momento guadagna qualche metro palla al piede, ancora Borella, passaggi orizzontali per guadagnare una quindicina di metri, poi addirittura la conclusione in porta e via un'altra palla verso il bosco. Il lancio lungo di Piccarelli respinge di testa Borella, l'aggancio qui ottimo di De Feudis, parte Mazzocchi a grandi falcate sulla corsia di destra, la palla rimane in campo però ne approfitta l'avversario, qui lo scarico centrale per De Feudis, l'appoggio sulla di destra, palla dentro, respinta da Macchi, poi Mazzocchi in verticale per Esposti, non è perfetto il suo stop. Recupera Qualla qui Macchi, l'appoggio sulla destra per Cavarretta, ora ancora Cavarretta, le tunnel ai danni dell'avversario ma si allunga troppo la palla, blocca qui Piccarelli. Prova a spingere Fastweb sull'out di destra ma è molto efficace come sempre l'azione di contrasto in fase di non possesso da parte di BPM. Un controllo da parte di Sabbioni imperfetto però, recupera palla Ranucci, lo scarico per il compagno che l'apertura sulla sinistra per Pisa, sale e prova al destro qui un troppo buon vinto, blocca Albertini senza problemi, aggancia qua invece perfettamente Esposti, ora Mazzocchi per Macchi, ancora per Mazzocchi, prova addirittura la conclusione in porta, trovi dalla bandierina il cross sul secondo palo per il sinistro al volo di Sabbioni, deboluccio però sul primo palo, era già difficile coordinarsi per la conclusione effettuata, debole però ha bloccato Piccarelli senza problemi, rivio lungo qua nella zona di nessuno, niente da fare, devono avere un po' più di pazienza i giocatori di Fastweb se vogliono riprendere questa partita, perché si intendono, guardate a meraviglia i giocatori di BPM soprattutto nelle ripartenze, un possesso palla sempre efficace, ora sulla sinistra Sabbioni sbaglia qua il passaggio in orizzontale, in uscita recupera Fastweb ma sbaglia poi Sabbioni, aspetta l'arrivo di Capitan Cavarretta che si sgancia sulla destra, attenzione il destro, Piccarelli in calcio d'angolo, il cross respinge di pugni Piccarelli, Mazzocchi al volo di sinistro, centrale però blocca l'estremo difensore di BPA, di squadra di Fastweb senza problemi, va in anticipo poi Esposti, l'appoggio per Sabbioni, ora Borella, ancora Sabbioni, Borella,
si allunga forse un po' troppo la sfera, perde il primo contrasto con Ranucci, prova a ripartire la formazione di Fastweb con De Feudis sull'Audi destra, guadagna il fondo, vediamo se l'ultimo a toccare, no, perché Sabbioni difende bene la sfera, sarà semplice rimessa dal fondo in favore di BPM. Sabbioni, Mazzocchi, esposti, e Borella senza fretta, come sempre spesso succede all'inizio dell'azione, ragazzi di BPM, esposti per Sabbioni, quasi gli ruba il tempo De Feudis, anzi ce la fa, riparte bene sull'Audi destra, prova il dribbling e poi riceve calcio di punizione dall'altezza da tre quarti, un destro che va direttamente in porta, respinge però esposti, non riesce a uscire, però perde palla, BPM la riconquista subito con Cavarretta e Borella per esposti che si allunga un po' troppo la sfera. Rimessa già battuta da Fastweb che agisce dalle retrovie, il passaggio in profondità, arriva in anticipo esposti, in spaccata per la sponda di testa di Cavarretta, l'appoggio di Sabbioni qui per Borella. Borella ancora, l'appoggio per esposti sull'Audi destra. Ora Mazzocchi si appoggia sulla destra a esposti. Borella in verticale per Miranda, il tocco a chiudere il triangolo, arriva veloce Sabbioni, ma effetto retropassaggio e poi Piccarelli sta sbagliando un po' troppi i rilanci, devono cercare il fraseggio corto. Rimessa lunga di esposti, ultimo a toccare giocatore di BPM, ma la palla rimane in gioco, vediamo se riesce a gestreggiarsi nello stretto, no, sulla pressione di Cavarretta perde palla, sbaglia poi il passaggio filtrante, blocca Piccarelli. Sabbioni prova il numero ma perde palla e commette anche fallo. La traversa qui beccata da De Feudis. Zocchi trova la triangolazione col compagno, trova anche una rimessa laterale a formazione di BPM. Mazzetti per Miranda, spalla alla porta e fallo in attacco da parte del numero 14 di BPM. Calcio di punizione assegnato alla formazione di Fastweb. 13° minuto della ripresa, ancora il doppio vantaggio BPM, gol di Mazzetti e Mazzocchi. Mazzetti in profondità, respinge di testa, arriva poi in anticipo su tutti Piccarelli che blocca la sfera, subito in profondità per Ranucci, spalla la porta, controlla, temporeggia, l'appoggio sull'Audi sinistra, ma non c'è profondità, qui tutti dietro la linea della palla, ora si alza un po' il baricentro di Fastweb, esce però in anticipo Borella, il numero, e se ne va così, palla al piede, attenzione l'accelerazione di Borella, dentro per Miranda, al destro! Per il colpo a vuota sicura di Mazzetti, anticipato all'ultimo. Ranucci preso da Sabbioni, poi recupera bene, Ranucci il numero sulla destra, rientra bene, si allunga forse un po' troppo la sfera, entra Taccia qua, che brutta entrata, bruttissima qua di Ranucci, mamma mia. Palla giocata sul numero 10, Mazzocchi, Cavarretta.
ora Borella. Cioè, questo qua ha fatto almeno 3 interventi da Giano, neanche mezzo cartellino. Arriva il recupero Mazzocchi. Vedete la differenza tra la fase di non possesso di BPM e di Fastweb. Appena perde palla la formazione di BPM va subito ad aggredire anche il raddoppio spesso e volentieri sul portatore di palla avversario. Così non è invece per Fastweb, che fatica a recuperare la sfera e quindi conseguentemente a impostare l'azione per creare occasioni pericolose. Qui il colpo a casaccio di Miranda, regala la palla agli avversari, Nanucci di prima, attenzione per il compagno, troppo lungo però, il suggerimento in profondità, esce in anticipo Albertini e blocca agevolmente la sfera. Porta palla Borella per vie centrali, il tocco per Esposti, rientra qui il passaggio per Mazzetti, il destro alto però di controbalzo, manca l'impatto con la sfera, nel migliore dei modi. Passaggio in profondità, spinge Mazzocchi, la palla esce lateralmente, rimessa chiaramente in favore di Fastweb. Pasticciano qua in difesa i giocatori di Fastweb Milani. Ora Mazzetti, attenzione, tutto libero, carica al destro, violento, vola però Picarelli. Al limite la palla rimane lì, un po' di confusione, non si riesce a concludere, si rifugia in rimessa laterale, rimane in attacco dunque la formazione di BPM, no 18. Dice da soffrire, attenzione Mazzocchi sinistro e risponde Picarelli e poi altissima la palla. Si spinge. O poi così. Palla respinta, rimessa laterale in favore di BPM, rimessa in attacco. No, scusate, in favore di Fastweb. Il rilancio un po' sbilenco qua. Rimessa laterale comunque per BPM, Oggioni alla battuta, riparte tranquillamente come sempre da Borella, l'appoggio ravvicinato per Cavarretta, ora Mazzetti che rientra, bella palla in profondità per Mazzocchi, di prima cerca la triangolazione, leggibile, conquistata la palla da Pisasale. Non ancora Pisasale. Ora Ranucci in profondità per De Feudis, chiuso però da Borella che lascia scorrere la palla, semplice rimessa dal fondo in favore di BPM. Borella, Cavarretta, dentro per la verticale, intervento errato e poi in vantaggio Miranda sulla pressione efficace, bella palla qui per Mazzetti che prova la conclusione, traiettoria però leggermente a uscire che sfiora l'incrocio dei pali. Ancora sull'audi destra ma sbaglia l'ennesimo passaggio in fase di ripartenza la formazione di Fastweb, ora Mazzocchi per Mazzetti, palla dentro per Miranda, è in anticipo però De Feudis, palla dentro per Ranucci, lo sobbi di petto, il controllo resiste alla carica dell'avversario, palla filtrante, deviata e recuperata da Borella. In tutta tranquillità serve un solissimo Sabbioni, dentro per Miranda, confinato alla bandierina dell'angolo, ancora per Sabbioni che però che colpisce la traversa, ma l'arbitro aveva fermato prima il gioco essendo un calcio di punizione alla formazione di Fastweb.
il lancio dalle retrovie, l'aggancio di Ranucci che controlla la sfera, ma Rob perde il controllo della stessa sulla pressione di Sabbioni. Ora Borella apre per Mazzetti, Cavarretta, esposti, lo squadro è Miranda, perché sono molto simili, stazza della medesima caratura. Borella, palla dentro, perfetta per Sabbioni, attenzione, Piccarelli a terra, lo fa sedere, poi Sabbioni, il sinistro nell'angolino che non perdona, è la rete del 3-0 in favore di BPM e arriva esattamente al minuto 22 della ripresa. Qua steso al limite dell'area, calcio di punizione assegnato a BPM. Grimaldi ha guadagnato questo calcio di punizione, magari sarà lui stesso a batterlo. Parte Grimaldi, il destro su cui interviene però Piccarelli, sul primo palo blocca a terra la sfera l'estremo difensore di Fastweb. Opta poi per il lungo rinvio all'indirizzo di Ranucci, prova il destro al volo, ma non trova l'impatto con la sfera. Mazzetti per Miranda, arriva però il fischio finale dell'arbitro, il risultato del campo dice BPM 3, Fastweb 0.